Ah sì, io non ho capito un cazzo della vita. No, fa così. Io della vita non ho capito un cazzo, cioè, tipo, cosa c'è? Sì, Perché? infatti perché cerca di fare tipo un gioco di parole con io e poi lo yodel che si sente praticamente all'interno della canzone. Ma più che altro è anche un po' una critica, non proprio tanto sociale, ma una critica più che altro musicale, dato che fa molti riferimenti agli artisti che quando muoiono ricevono popolarità, perché la gente è sempre in fissa con questa cosa qua del fenomeno dell'artista morto, che non si sapeva nulla di lui. Per esempio, adesso vi faccio un altro esempio di un rapper americano. Prendiamo per esempio XXXTentacion, non so se tu hai mai sentito parlare di lui. Certo, Prima certo. l'ascoltavano al massimo 10.000 persone, che comunque, o meglio, non 10.000, 5 milioni di persone, che comunque in America, se ci pensi, non è per niente un numero bassissimo, assolutamente. Però c'erano screen dei suoi account di Instagram, o meglio del suo account di Instagram, che era passato da 10 milioni a 25 milioni in un giorno, quindi fa capire che la gente è interessata più al personaggio piuttosto che alla sua musica. È anche questo che Caprezza ha anche cercato di fare arrivare all'interno di questo disco. Quindi non si può dire per niente che non ci sia della C'è verità. stato un aumento di vendite di molti artisti quando sono morti, Queen, Michael Jackson, in generale Assolutamente. tutti artisti giapponesi che appena sono morti hanno avuto un boom di vendite e soprattutto anche le case discografiche lucrano a vita essenzialmente su questi artisti famosi morti. Posso farti l'esempio della raccolta fatta con Justin Timberlake, scusa, pronunciato in No, napoletano, no, no, ovviamente. no, no, tranquillo, per una volta che non ti stavo insultando, la stai dicendo bene. Grande, e diciamo che comunque questo album prodotto nel 2014 ha puntato moltissimo sull'anniversario della morte di Michael Jackson ed ha lucrato, Sì, insomma, la morte di. infatti, Justin Timberlake aveva fatto anche uscire una canzone che in realtà era un campione che Michael Jackson aveva registrato in studio prima della morte, ma che hanno fatto uscire dopo come album post mortem, sempre appunto per inaugurare la morte dell'artista. In realtà, il testo della canzone venne scritto in parte già nel 1990 più o meno. Successivamente venne preso poco prima della morte da Michael Jackson, che lo reinterpretò, aggiunse musica, parole, canzone, insomma. Quel che era rimasto della canzone, ormai era in lavorazione fino a poco prima della morte, venne preso dalla casa produttrice e rimodulato anche insieme a Justin Timberlake.